Eccomi qua con il mio fidato iPad che già ve lo anticipo perché farò un unboxing, non so bene cosa farò, ma il mese prossimo ho intenzione di sostituire perché ormai è giunto veramente alla fine della sua vita, perché come vedete è tutto rotto perché mi è caduto e soprattutto ha 10 anni. E non riesco più ovviamente ad utilizzarlo perché non ci riesco più a guardare niente, né Netflix né nessun tipo di film su nessuna piattaforma, e non si aggiorna più, parecchie app non girano più e quindi è da cambiare, soprattutto perché proprio non posso più vederlo in queste condizioni. Comunque, oggi mi sono presa un po' di appunti sulle cose che vi voglio dire, perché vi voglio spiegare come mi sono organizzata per dei pranzi veloci, visto che io ogni giorno ho solo un'ora di tempo nella pausa pranzo, che comprende poi tra l'altro anche il tempo per tornare dal lavoro e riandare al lavoro, quindi ho veramente pochissimo tempo. E mi sono organizzata in modo da prepararmi dei pranzi che siano leggeri, equilibrati e veloci da preparare il giorno, la sera precedente, anzi non il giorno precedente ma la sera precedente, e che però ecco mi impediscano di mangiare schifezze o comunque mi permettano anche di variare gusti e sapori, facendo più o meno però sempre la stessa cosa. Adesso vi spiego. L'idea, diciamo, di partenza è la classica poké, che è il classico piatto unico bilanciato che contiene un po' tutti i nutrienti, e io l'ho, diciamo, adattata alle mie esigenze, ai miei gusti e a quello appunto che più mi piace. Essenzialmente io preparo tre cose, a volte aggiungo dei legumi, che possono essere dei fagioli a zucchi, le lenticchie, ma raramente. Essenzialmente preparo sempre tre cose, ovvero i cereali, le proteine e le verdure, e poi metto insieme. Allora, adesso vi dico quali sono, diciamo, gli ingredienti che io utilizzo essenzialmente per creare queste mie poké, con cui però devo dire mi trovo benissimo. Allora, partiamo dai cereali. Io peso sempre tutto e di cereali ne faccio sempre 40 grammi. 40 grammi sono la quantità giusta, almeno appunto per le mie esigenze. E quelli che utilizzo io sono il riso, e mischio sia 20 grammi di riso bianco e 20 grammi di riso nero. Mi piace questo fatto del doppio colore, e mi piace perché comunque il riso nero è più consistente, quindi mi piace questa diversa consistenza. Oppure utilizzo il bulgur, che è del grano, e lo trovo alla coppe tranquillamente, o il grano saraceno. Devo dire che il grano saraceno mi piace tantissimo. Ho la quinoa, e ho scoperto esistere sia la quinoa bianca classica, ma ho trovato una confezione che contiene tre tipi di quinoa: bianca, rossa e nera. E questa è molto più carina perché dà quel tocco in più anche visivo, no? Al piatto. O a volte faccio il couscous. Questa, diciamo, è la mia cosa ideale perché 5 minuti ed è pronto. Quindi come base io faccio sempre questo. E cuocio semplicemente il tutto con acqua e sale, e poi la metto proprio alla base della mia poké. Quindi riso di due tipi, bulgur, grano saraceno, quinoa o couscous. Utilizzo questi. Per quanto invece riguarda le proteine, io mi oriento sul pesce e sulle proteine vegetali. Come pesce i miei preferiti sono i gamberoni, e in genere quelli sono al massimo 8, una seppia, oppure un paio di calamari, e questi mi piace cuocerli con acqua, sale e aceto, di modo che diventano molto molto morbidi. Quindi o metto una seppia o tipo due calamari, un
pezzettino di filetto di pesce bianco, generalmente cernia, ma comunque quello che trovo. Il pesce spada, una bella fetta di pesce spada, mi basta per 2 volte, anche 3, oppure la sogliola. E per quanto riguarda il pesce, lo cucino in diversi modi per cambiare. Allora, o lo cuocio nella friggitrice ad aria, che quindi mi viene bello croccante e per niente grasso, unto. Oppure lo cuocio in padella e ci metto sale, olio e magari qualche erbettina, quei misti che ci sono proprio di erbette fatte apposta per il pesce, oppure in forno. Solitamente appunto, ecco, il pesce lo cuocio così. Oppure, se mi oriento invece sulle proteine vegetali, utilizzo tofu oppure il seitan. E ho scoperto anche il tofu aromatizzato o con il basilico o con le olive verdi, però purtroppo questo tipo di tofu lo trovo solo da Natura Sì e qui non ce l'ho. Quindi se mi capita che vado a fare spesa in giro lo prendo, altrimenti mi accontento del tofu naturale, così come appunto il seitan. Questi io li cuocio tranquillamente in padella, 3 minuti da una parte, 3 minuti dall'altra, e poi sfumo il tutto con salsa di soia. E anche le proteine vegetali sono pronte. Passiamo invece alle verdure. La parte delle verdure è quella più semplice perché più o meno faccio sempre le stesse cose. Dunque, come verdure faccio o verdure cotte o insalate. Se mi oriento sulle verdure cotte, faccio o piselli o le verdure, quelle surgelate comunque prendo, e quindi o quelle singole, tipo che ne so, spinaci, broccoli, la cicoria, oppure ci sono proprio anche dei mix. Tipo mix di cavoli, cavoletti di Bruxelles, broccoli, che comunque sono verdure che fanno bene. E le verdure queste surgelate io le cuocio al vapore, perché così mantengono sia il sapore, le sostanze e sia anche il colore. E quindi le cuocio così, poi le condisco semplicemente olio, sale, pepe e aceto. Oppure faccio le insalate. E per le insalate utilizzo essenzialmente radicchio, quando c'è ho voglia il cavolo cappuccio, le olive e il mais. E, il tutto poi a volte lo, diciamo, insaporisco con i mix di semi. Ci sono proprio dei mix di semi fatti apposta proprio per le insalate. A volte aggiungo quelli che comunque fanno bene. Quindi diciamo che io un po' le verdure o il pesce tendo a insaporirli con questi semini, con la salsa di soia. Ci sono anche dei pepi, delle tipologie di pepe, che sono aromatizzati con zenzero, diverse cose, le trovo alla Coop e queste mi piacciono perché sono quelli che sono specifici anche per il pesce, con la curcuma, varie cose. La curcuma in polvere la utilizzo a volte quando faccio il pesce nella padella perché me lo colora ed è più carino visivamente, così come utilizzo a volte anche lo zenzero in polvere e basta. Essenzialmente utilizzo queste, ovviamente poi anche sui vari tipi di aceto, o aceto balsamico o aceto di mele. Poi, se voglio un tocco di croccantezza in più, mi piace aggiungere o dei popcorn che cuocio nella friggitrice ad aria e quindi sono ultra leggeri, oppure quelle chips di mais, comunque di legumi, quelle chips che si trovano al supermercato, che sono però molto leggere perché non contengono oli e non contengono grassi, però danno quel tocco in più. Mi piacciono molto anche i taralli all'olio d'oliva dell'Alce Nero. Aggiungo magari queste cosine. È fatto! Praticamente il pranzo è pronto. Io alternando tutti questi ingredienti riesco quindi a creare piatti diversi ogni giorno, di diversi gusti, che però sono bilanciati, sono leggeri e
e però mi nutrono bene, senza appunto magari andare di corsa e mangiare cose precotte, preconfezionate, insomma cose che fanno veramente male. Io spero che il mio video vi possa essere utile, che vi abbia potuto dare qualche idea per, anche a voi, per dei pranzi ma anche cene veloci, e quindi fatemi sapere se vi piacciono, anzi fatemi sapere anche se avete da consigliarmi qualche ingrediente in più da aggiungere ai miei poké. E quindi niente, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, vi aspetto sui social, ovviamente su Instagram, e ci vediamo presto, ciao!